Mentre era re di Spagna Filippo II e papa di Roma Sisto V, re eterno nostro Signore Gesù Cristo, è nato a Napoli nel giorno 26 del mese di settembre dell'anno 1585. Pirro Antonio Giovanni Francesco mostrò una particolare bontà d'animo e sensibilità verso i poveri, insieme ad una fede viva e sincera che seppe coltivare nel tempo con assidua e quotidiana preghiera. Già durante gli studi manifestava la vocazione al sacerdozio e così non volle intraprendere la carriera dell'avvocato, ma si trasferì prima a Roma per proseguire gli studi ecclesiastici e poi a soli 22 anni andò in Spagna, a Madrid, alla corte del re, dove fu nominato cappellano reale proprio del re Filippo III di Spagna. Quando il re lo designò cappellano maggiore del regno di Sicilia e abate prelato ordinario della nostra Santa Lucia del Mela, il papa ratificò la nomina e lo mandò a Santa Lucia del Mela. Tutti lo aspettavano all'ingresso del paese di Santa Lucia del Mela, fu accolto festosamente dai fedeli lucesi che si erano radunati in gran numero. Intanto il banditore, che si era messo di lato a osservare tutto, si fa avanti. Sì, è vero, io c'ero. Ogni mattina allo spuntare del sole, quasi sempre, con tutta la sua famiglia, faceva circa ore due d'orazione mentale. Teneva i fianchi per darsi vinto allo spirito e pesante catena chiamata cilizio. Decise quasi subito di visitare le varie chiese parrocchiali di tutta la diocesi. La chiamavano visite pastorali. Incontrava le persone del luogo e soprattutto i sacerdoti. Una delle prime visite la programmò proprio qui a San Filippo, perché era venuto a sapere che l'abbazia, che era dedicata al santo di Agira, era rimasta sede vacante per ben 5 anni. Quindi era preoccupato di vigilare che i pochi preti e chierici rimasti non deviassero nei compartimenti, nella liturgia e nel decoro delle chiese, delle cose di chiesa, delle cose liturgiche. La seconda visita di controllo l'ebbe l'anno successivo, il 18 ottobre del 1619. Trovò che al fonte battesimale nulla era stato fatto, purtroppo, di quanto era stato prescritto, e un po' arrabbiato concesse altri 4 mesi di tempo. E nel frattempo ero diventato chierico e segretario dell'eccellenza Monsignore, e fui io a scrivere il verbale. Infatti dovete sapere che per quanto riguarda la custodia del Santissimo Sacramento ha trovato tutto in regola. Mentre per quanto riguarda il fonte battesimale, ordinò di rinnovare con tutte le regole, perché ha trovato l'acqua sporca. Che come nella nostra chiesa faceva da altre chiese. Ma il suo ministero pastorale non era solo questo. Come avevo detto, lui aveva un grande rispetto per i poveri, per i malati, per gli indigenti. Si impegnava in prima persona, ricercava la verità e invitava tutti, il clero per primo, ad essere testimoni di verità nella carità, nella verità, nella carità. Ancora oggi viene ricordato, e quello che state per vedere, viene ricordato con ammirazione il fatto che un giorno, percorrendo una strada
quasi deserta nei pressi di Gualtieri. Si tolse i pantaloni, pensate, e li donò ad un povero per la strada. Amava i poveri perché in questi vedeva il nostro Signore Gesù Cristo. Ma maggior predilizione aveva per gli infermi. Si recava spesso a fare visite all'ospedale e a volte vi passava anche la notte per fare assistenza ai ricoverati. Curava le ferite. Andate a prendere le lenzuola. Sì, monsignore. In una di queste visite volle essere lasciato solo, dicendoci di ritornare in una in episcopato e prendere delle lenzuola. Gli altri tornarono, ma io rimasi nascosto dietro un muretto e lo spiavo. Lo vidi con i miei occhi ripulire le piaghe del malato e per dargli sollievo leccava con la lingua le piaghe. Rimasi edificato a tale vista e mi commossi a tal punto che le lacrime uscivano dai miei occhi come un bambino. E da quel giorno accompagnai sempre il mio pastore, aiutandolo in molti altri episodi del genere. Fondamentalmente un gesto di chi ha incontrato Cristo crocifisso nelle piaghe del malato. Quest'uomo vissuto alla corte del re ha mostrato sempre una grande comprensione delle necessità sia spirituali che materiali degli uomini. Subito, quando comprende le necessità, fa seguire una concretezza di azioni pastorali che ci sorprendono tutti. Non dimentichiamo che il suo amore a Dio e agli uomini lo brucia dentro e lo santificherà. Perché il popolo lo chiamava, lo interpellava spesso, nelle più disparate occasioni. Le parole del popolo erano: stiamo morendo di sete, non c'è acqua, i miei figli stanno male, da un mese non abbiamo acqua, non sappiamo più come fare. E allora tutti insieme andiamo dal padre Antonio, andiamo dal monsignore, lui saprà come aiutarci. Durante una torrida estate di quegli anni vi fu un impressionante periodo di penuria d'acqua. Il popolo e il bestiame soffrivano della sete. La persistente siccità aveva anche nei dintorni disseccato le poche e scarse sorgive d'acqua e asciugato ormai tutti i pozzi. Decisero di andare in cattedrale, nell'episcopio in particolare, a chiedere aiuto al nostro abate, che li accolse personalmente come era uso fare con tutti. Si commosse nell'ascoltare lo sconforto dei convenuti ed ebbe a dire: miei figli, vi esorto a confidare in Dio, a cui sono sempre noti tutti i nostri bisogni. Soffro insieme a voi nel sentire i patimenti che passate e vi invito a pregare con me. Sono certo che il nostro Signore ascolterà il nostro grido, terrà conto delle nostre lacrime e guarderà con benevolenza i bambini che chiedono aiuto. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Finita la preghiera, congedò paternamente tutti i buoni cittadini che erano andati, abbracciando i più giovani, come era solito fare, benedicendo tutti. Prima di congedarsi gli disse: ritornate alle vostre case e avrete l'acqua. Con la speranza nel cuore,
I poveri filippesi fecero veloce ritorno a casa. Infervorati dal Monsignore, avrebbero convinto gli altri a pazientare e a pregare. Per accorciare la strada, presero la via del Floripotamo, del nostro torrente, lungo i bastioni. Speravano di intravedere già là qualche vena d'acqua a scendere nel greto. Ma tutto era secco, tutto sotto il sole cocente. Alcuni ragazzi che avevano insistito ad andare con loro a Santa Lucia correvano avanti perché volevano raccontare per primi la loro esperienza con quel Santo Padre. Ma erano quasi giunti nel paese quando una giovinetta Monsignore, nella parte a valle dell'abitato, dietro l'angolo di una casa, proprio Monsignor Antonio Franco, che era sorridente e con le braccia aperte. Era lì da solo, senza segretario, senza accompagnatore, senza carrozza, senza cavallo alcuno. Veduti, li chiamò sul posto e indicando una fresca e abbondante sorgente, disse loro: vedete, non è forse questa? Una bolla d'acqua sgorgava dal terreno. Lo scampato pericolo per la vita che sembrava di incontrarsi in quel momento. Le grida di gioia fecero accorrere tutto l'abitato e fu festa grande per la grazia ricevuta. Dobbiamo gioire perché in paradiso il nostro padre Antonio Franco ci proteggerà sempre dall'alto e intercederà presso Dio per noi.
Ah.